con te. Io ne ho lette cose che voi umani non potreste immaginarvi. Il sociale sui social e non solo. A cura della redazione di News Rimini e Rimini Social. Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati anche questa mattina all'appuntamento con Io ne ho lette cose, la nostra rassegna stampa sul mondo del sociale. Oggi è giovedì 27 aprile, sono le 10:13 in questo momento e noi, come di consueto, apriamo la puntata con un evento. Parliamo di una presentazione, di una discussione che si terrà oggi pomeriggio alle 18 presso la libreria Feltrinelli di Rimini. Siamo in largo Giulio Cesare 4. Di cosa si parla? Il libro che verrà presentato, attorno al quale si discute, si intitola Generazione Dad, scuola, politica e psicoanalisi. A cura della dottoressa Irene Delia, psicoterapeuta. Ed è proprio questo il tema della discussione, ne parleranno appunto la coordinatrice, la curatrice Irene Delia, insieme ad Alice Pari, Loretta Biondi, Nicola Matteini e Susanna Favini. Queste sono le autrici che hanno partecipato al libro e converseranno con Maura Gaudenzi e Omar Battisti. Insomma, un nutrito parterre di ospiti per discutere di un tema, quello della DAD e delle ripercussioni della DAD, che insomma ormai è più che altro un ricordo di una stagione, quella del Covid, che ci ha colpito pesantemente, ma purtroppo gli effetti di questo tipo di lezioni, di incontri online sono ancora visibili, soprattutto nei più giovani, nei ragazzi. Noi abbiamo al telefono in questo momento la curatrice, la dottoressa Irene Delia, che salutiamo e con cui facciamo un po' il punto sull'incontro di oggi pomeriggio. Buongiorno Irene, grazie per essere qui con noi. Buongiorno Stefano Rossini, grazie per questo prezioso invito che appunto rilancia l'appuntamento di oggi pomeriggio alla libreria Feltrinelli a Rimini, dove parleremo di questo tema che, come hai detto bene, si tratta di un momento che è storico, che è passato. Tutti ce lo ricordiamo, però gli effetti di quello che è successo sono ancora molto vivi. Nei nostri studi lo vediamo sia sugli adulti che soprattutto sugli adolescenti, ma anche all'interno delle scuole. I professori vedono in continuazione gli strascichi di quello che è stato appunto un momento di chiusura e di interruzione delle relazioni per i giovani. Questo è un libro corale, quindi siamo in tanti ospiti oggi proprio perché è un libro scritto a più mani, scritto non soltanto da più psicoterapeuti, psicanalisti del campo freudiano e della scuola lacaniana di psicoanalisi, ma anche da alcuni professori che ci hanno dato il loro punto di vista sulla situazione e soprattutto dai ragazzi, perché abbiamo raccolto in forma anonima dei bigliettini durante appunto quel periodo in cui si andava a scuola al 50%, diciamo le lezioni erano un po' in presenza e un po' in didattica a distanza, e abbiamo chiesto loro che cosa si aspettavano dal futuro e come stavano vivendo la situazione, e abbiamo trascritto i loro biglietti, ed effettivamente leggendo quest'ultimo capitolo del libro si ha veramente il ricordo di quello che è successo. E anche per me questo libro ha anche un valore storico, oltre che un valore di strumento per interrogare il fenomeno che appunto abbiamo vissuto tutti. Quindi ripercorre, diciamo, il libro un po' il periodo, come appunto diceva anche lei, accennavamo all'inizio, il periodo della DAD, della chiusura, che ci ha costretti insomma a questi incontri non in persona ma in differita. Ecco, che cosa emerge da questi bigliettini, ma anche dal vostro lavoro di psicoanalisti, insomma, che in questi anni avete diciamo avuto a che fare con i ragazzi e le persone che hanno portato un po' le cicatrici di questo lockdown? Qual è il segno più tangibile, un po' il grido d'allarme che viene da queste chiamate?
Dunque, diciamo, l'effetto principale è stato lo sdoganamento dei media digitali, perché è chiaro che essendo l'unica finestra sul mondo, non soltanto per fare scuola, quindi attraverso la didattica a distanza, ma appunto per poter essere in comunicazione con gli amici, coetanei, per potersi distrarre dalle mura di casa, in particolare per gli adolescenti che necessitano dalla loro età di poter uscire dalla famiglia, anche i genitori hanno lasciato che questi figli trascorressero molte più ore sui social. Questa è diventata un'abitudine estremamente deleteria. Ora, non è che possiamo tornare indietro, nessuno demonizza questi strumenti, anzi, bisognerebbe farne buon uso. La possibilità di usarli in modo attivo esiste, però non possiamo dimenticare che sono degli strumenti che oggettivizzano le persone, in particolare gli adolescenti che ancora non hanno una personalità formata, e quindi rischiano veramente di ridurre il soggetto a un contenuto passivo che ingloba tutti questi le vite degli altri, diciamo, tra virgolette, che poi in realtà non sono neanche realistiche, perché ciascuno, come ci insegna Bauman, continua attraverso i social media a pubblicizzare il prodotto che è se stesso, no? Quindi non so, le storie su Instagram si mettono queste immagini sempre felici di gente piena di amici, feste, uscite, situazioni, e poi si va a scoprire che non è vero niente, oppure semplicemente è un momento. Il problema è che tutti questi contenuti, queste storie continue, i ragazzi hanno una marea di amici sui social, bombardano e mettono il soggetto di fronte a un ideale irraggiungibile, e comunque un abbassamento, l'autostima viene continuamente bombardata da questi standard altissimi, e l'effetto è il ritiro, l'inibizione. Noi abbiamo una generazione che fa fatica a entrare nel gioco della vita, come diceva Freud. Noi abbiamo una generazione di ragazzi che non crede più nel futuro, quindi si chiude dentro le mura domestiche piuttosto che provare a giocare la partita. Gli abbandoni scolastici sono tantissimi, ma non soltanto negli istituti tecnici, nelle scuole professionali, ma anche nei licei. Quindi c'è proprio una situazione di grossa sofferenza che va osservata, va ascoltata. Questo quindi possiamo dire è un po' il lascito peggiore di questa tecnologia, che, come ha detto lei, è una tecnologia, quindi è uno strumento neutro che ha avuto soprattutto questa ricaduta negativa, ma non è ovviamente l'unico lascito di questa tecnologia. Però ecco, di fronte a questa situazione anche particolarmente grave, negli anni ne abbiamo parlato tante volte, abbiamo visto che i numeri purtroppo non sono numeri bassi, quali possono essere alcune strategie che si possono adottare anche nella quotidianità? Lei ha citato questo scontro della nostra personalità col mondo dei social, che ci porta a tendere verso un ideale spesso estremamente alto, che affligge poi tutti noi, abbastanza trasversale, non tocca solo i ragazzi, ma quei ragazzi probabilmente ha molto più impatto. Ecco, al di là insomma di un percorso anche con uno psicanalista, però quali possono essere piccole strategie che possiamo adottare nella quotidianità che ci possono aiutare, diciamo, a mitigare un po' queste sensazioni? Ma i ragazzi innanzitutto vanno ascoltati, gli si va fatto un posto perché possano dire la loro, no? Sono in questa fase della vita che è in realtà piena di possibilità, perché ogni giovane è un'esplosione di qualsiasi cosa, potrebbe diventare qualsiasi cosa, quindi vanno sostenuti nel loro percorso, ascoltati e trainati, come per far sì che possano sbocciare a soggettivarsi. Ecco, l'importante è che come genitori o come professori, come educatori, ci mettiamo in una posizione un po' depauperata, cioè non una posizione insegnante, non una posizione che li schiaccia, perché sono già talmente bombardati da
appunto da tanti stimoli, non hanno bisogno di nuovi indottrinamenti, ma hanno bisogno, un po' come faceva Socrate con l'arte della maieutica, hanno bisogno di un ascolto dove loro stessi tirano fuori ciò che per loro ha senso, ciò che conta, un senso soggettivo, qualche cosa che è proprio particolare per ciascuno. Se noi pensiamo che, appunto, come ci insegna Jacques-Alain Miller, che è stato il primo presidente dell'Associazione Mondiale di Psicoanalisi, gli adolescenti oggi hanno il sapere in tasca, perché con il telefonino, con qualsiasi domanda, viene, insomma, la risposta è a portata di un click. I ragazzi non hanno più bisogno di andare a cercare il sapere nell'altro, no? Non si domanda più attraverso strategie di seduzione, di obbedienza, non si pensa più l'adulto come quello che può insegnare qualcosa, ma si vede piuttosto come qualcuno di orizzontale che anche lui cerca il sapere, diciamo, a portata di un click. Quindi, se consideriamo questo, è proprio una posizione diversa rispetto a prima, cioè fondamentalmente i valori sono cambiati, non c'è più la famiglia patriarcale, quindi non ci si può più mettere in quella posizione di io ti porto, ti insegno, ma è più una posizione di ascolto e a casomai, appunto, di se c'è la possibilità, appunto, di un buon incontro all'interno della scuola, perché si ha la possibilità di incontrare qualche professore che è appassionato della sua materia e trasmette la sua passione, lì ci può essere un buon aggancio che può essere il seme per far germogliare una vita. Quante volte si incontra un professore appassionato di una materia che trasmette la materia in quel modo lì e tutta la classe si iscrive in una facoltà di quel tipo lì, perché c'è un buon incontro. Quindi il fondamentale è poter fare dei buoni incontri in adolescenza, che ovviamente non sono più i genitori, perché i genitori invece devono continuare a restare, però sapendosi fare un po' da parte. Cosa non facile, tra l'altro. Dottoressa, un'ultima domanda prima di salutarci. Come diceva all'inizio, siete un bel gruppo numeroso oggi alla presentazione tra docenti e psicanalisti. Come affronterete il tema? Come sarà portata avanti la discussione oggi? Sarà una chiacchierata, appunto. Ci sono degli autori e ci sono due professori che hanno letto il libro e parleranno anche poi della loro esperienza diretta, perché questo libro è uno strumento di lavoro, no? Non insegna niente, la posizione della psicanalisi è più che altro la possibilità di riflettere su quello che è accaduto. Noi non diamo i consigli prêt-à-porter su come affrontare le cose, ma piuttosto è la possibilità di riflettere. Quindi è un libro che si presta proprio alla discussione, ad aggiungere contenuti. Adesso sono state fatte altre presentazioni di un libro e su ogni presentazione ci sarebbe da scrivere un altro libro, perché il discorso, diciamo, si amplia e i contenuti diventano sempre più interessanti, perché chiaramente ciascuno porta il suo pezzettino e l'importante, appunto, per noi attraverso queste presentazioni è che se ne parli, che si parli di questo argomento, perché purtroppo tante volte si vorrebbe dimenticare quello che è accaduto, si tende a non a mettere la sabbia sotto al tappeto, però se non si parla delle cause, dei fenomeni che noi vediamo, dei sintomi, non riusciamo nemmeno più a far sì che il sintomo venga messo in dialettica, insomma, che venga affrontato. Grazie allora alla dottoressa Irene D'Elia. Tra l'altro la regia proprio in questo momento ci ha fornito, per chi ci segue in televisione, la locandina dell'evento di oggi, così approfittiamo per ricordarlo. Questo pomeriggio alle 18 alla libreria Feltrinelli di Rimini, in largo Giulio Cesare 4, la presentazione del libro Generazione DAD, scuole, politica e psicoanalisi, con la coordinatrice con cui abbiamo appena parlato, Irene D'Elia, introduce Alice Pari.
Bari, psicoterapeuta, e insieme a Loretta Biondi, sempre psicoterapeuta, i due docenti Nicola Matteini e Susanna Favini, e poi converseranno con gli autori Maria Gaudenzi e Omar Battistini, psicoterapeuta e psicoanalista. Grazie ancora Irene D'Elia per questa sua partecipazione, per averci raccontato sia il tema dell'argomento sia averci presentato l'evento di oggi pomeriggio, e buona giornata. Grazie a tutti, vi aspettiamo numerosi. Noi adesso ci prendiamo una breve pausa musicale, poi torniamo qui. Avremo un paio di altri eventi e notizie da leggere assieme, poi ci guardiamo anche un video con un racconto di un'associazione. Insomma, abbiamo altro da dire, tra poco. Abra Steve Miller Band, sono le 10:31 in questo momento, noi siamo sempre in diretta su Radio Icaro e Icaro TV, e per chi ci segue in streaming su icaroplay.it. Allora, parliamo di altri appuntamenti, parliamo adesso della narrativa riminese e la migliore cinematografia nazionale, che saranno insieme nell'evento di sabato 29 aprile, alla Sala Sant'Agostino in via Cairoli 36. Parliamo di un libro, Armidier e Bonviaz, voci del neorealismo riminese. Questo è il titolo dell'incontro che
prende il nome dai due volumi di Grazia Nardi, Armidier, storie di vita nella Rimini degli anni 50 e 60, e Bonviaz, cronache familiari della Rimini del dopoguerra, pubblicati dall'editore Panozzo nel 2021 e nel 2022. L'incontro inizierà con il saluto di Sabrina Zanetti, presidente di Acli Arte e Spettacolo, sede provinciale di Rimini, poi prosegue con gli interventi dello storico del cinema Miro Gori e di Grazia Nardi, e poi a seguire la proiezione del film Ladri di biciclette. L'altro evento invece che ci aspetta per questo fine settimana è Rimini On Life, la festa del volontariato che torna nel villaggio solidale il 30 aprile, oggi non riesco a dire aprile in nessun modo, fortunatamente tra qualche giorno è finito, 30 aprile e 1 maggio 2023 all'invaso del Ponte di Tiberio in occasione della festa dei lavoratori nell'ambito del Marecchia Dream Fest che appunto per tre giorni dal 29 aprile sino al 1 maggio terrà banco nell'area attorno al Ponte di Tiberio, tante le attività, sia quelle più ludico musicali, i mercatini, gli stand, ma anche e soprattutto appunto l'area del volontariato. Ci saranno mercatini per la raccolta fondi, diverse attività di animazione per grandi e bambini. Sarà quindi un villaggio solidale a cielo aperto per permettere alle associazioni e ai soggetti che ruotano intorno al mondo del volontariato e del no profit di presentarsi alla città. L'iniziativa è promossa dal Comune di Rimini in collaborazione con società Ironia e Volontà Romagna, che nasce appunto a questo scopo di far conoscere le realtà sociali alla città. Una festa della comunità allargata, il commento di Cristian Gianfreda, assessore alla protezione sociale del Comune di Rimini, dedicata a tutti coloro che con il loro impegno quotidiano continuano a sognare e migliorare la società. Da quando abbiamo lanciato l'iniziativa sono già diversi soggetti che hanno accolto con entusiasmo questa kermesse, un unicum in Italia, una reunion del terzo settore di tre giorni all'interno di un festival che ogni anno calamita migliaia di partecipanti. Tra le associazioni, tra le tante tantissime associazioni che partecipano, anche noi liberamente insieme del progetto Itaca di Rimini. Noi proprio qualche anno fa, era la fine del 2021, siamo stati a raccontare la bella realtà del progetto Itaca, ne abbiamo realizzato un servizio che appunto entra nelle stanze del gruppo Itaca per raccontare quello che fanno, come sono strutturati e il loro impegno. Noi adesso ce lo riguardiamo per riportare insomma un po' alla memoria questa bella realtà sociale. Ci troviamo all'interno del Club Itaca di Rimini. Il progetto Itaca nasce grazie a un gruppo di volontari, in questo caso a Rimini è nato dall'associazione Noi Liberamente Insieme, e che incuriosita da questo progetto è andata a Milano e ha deciso così di incominciarlo e di realizzarlo anche nella realtà territoriale di Rimini. Ha l'obiettivo di informare, di fare prevenzione e di offrire delle opportunità riabilitative rivolte a persone affette da disagio psichico e ai loro familiari. Tra i progetti, infatti, proprio di riabilitazione psichiatrica nasce questo Club Itaca. Il Club Itaca è un centro non sanitario, ma è un centro diurno che si discosta quindi dai percorsi classici sanitari, ma è sostanzialmente gestito secondo la formula del club. Infatti le parole pazienti, utenti, malati psichiatrici non esistono, ma vengono sostituite dalla parola socio. Il socio, quindi essere socio all'interno del club, significa lavorare in piccoli gruppi con un numero ristretto di staff e si occupano di tutte le mansioni giornaliere rispetto alla gestione del club, quindi sia svolgono mansioni sia di presa in cura degli spazi comuni del club, quindi la pulizia della sala, apparecchiare, cucinare, sia invece della parte burocratica e amministrativa.
L'idea infatti è proprio quella di dare la responsabilità rispetto a tutta la gestione del club, che se funziona è proprio grazie alla responsabilità e all'impegno che i soci hanno all'interno del club, perché la responsabilità in ultima istanza ricade su di me, che sono la coordinatrice. Quindi questo ha un impatto molto forte e si discosta anche da un approccio tradizionalista che fino a pochi anni fa anche all'interno dei servizi vigeva. Club Itaca di Rimini è aperto al momento 3 giorni alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il giovedì. Siamo in attesa di aprirlo invece per 40 ore settimanali, quindi per dare una continuità settimanale dal lunedì al venerdì. E la giornata inizia alle 10 del mattino, si entra e diciamo che dalle 10 alle 11 c'è la riunione del mattino. Durante la riunione del mattino si discute, lo staff e i soci discutono rispetto alle problematiche, agli obiettivi che si vogliono raggiungere, che ci si dà all'organizzazione di eventi, e dopodiché si parte invece con la compilazione della lavagna giornaliera. La lavagna giornaliera, e all'interno delle attività che sono le mansioni giornalieri che ogni socio sceglie in quella giornata di ricoprire. Perciò ci sarà chi sceglierà di raccogliere la quota del pranzo, che è di 2,50 euro, è un piccolo contributo giornaliero che si dà per fare la spesa, chi pulisce i bagni, si deciderà chi invece cucinerà, chi si occuperà invece di rispondere alle mail e chi si occuperà invece magari di organizzare gli eventi imminenti che si avranno. Finita la giornata che noi chiamiamo Work Ordinary Day, che si conclude intorno alle 15.30, partono le attività laboratoriali. Il lunedì c'è il laboratorio di cucina, il mercoledì e il giovedì ci sono 2 distinti laboratori di informatica. E questi laboratori di informatica servono per preparare i nostri soci ad un futuro ed eventuale inserimento all'interno della Job Station. Che cos'è la Job Station? La Job Station è un altro programma, un altro progetto di Progetto Itaca rivolto alla riabilitazione psichiatrica, che ha l'obiettivo di reinserire i soci all'interno dell'ambito lavorativo. Quindi c'è questa stazione di lavoro all'interno del quale della quale c'è un tutor che supervisiona e coordina un po', insomma, il lavoro dei ragazzi, e che vengono assunti da un'azienda del territorio o anche non territoriale per lavorarci all'interno. Questa cosa è molto importante nella riabilitazione psichiatrica. Perché? Perché molti dei soci o dei ragazzi che sono seguiti dai servizi di psichiatria non se la sentono, non si sentono pronti di affrontare, insomma, il lavoro con tutto quello che il lavoro concerne, e quindi questo è un luogo di protezione, no? In cui loro sono in un ambiente protetto, seguiti da un tutor che li supporta e li aiuta qualora ce ne fosse il bisogno, e d'altra parte però hanno anche la possibilità di richiedere invece di entrare all'interno dell'azienda, quindi possono anche gestirsi i giorni, 3 giorni possono stare in Job Station, gli altri 2 volendo possono provare ad inserirsi invece proprio all'interno dell'azienda. L'associazione Noi Liberamente Insieme, che è un'associazione che si è sempre occupata un po' di accogliere tutto quello che si rappresenta il disagio, quindi le situazioni di marginalità, è venuta a conoscenza di questo progetto, che già, insomma, era vigente in Italia, che nasce in realtà in America, e appunto, insomma, si è innamorata di questo progetto e ha deciso proprio di sposarlo e di realizzarlo all'interno del territorio riminese. Infatti ad oggi l'associazione Noi Liberamente Insieme si chiama Noi Liberamente Insieme Progetto Itaca.
tra gli obiettivi di Progetto Itaca, oltre che realizzare dei progetti di riabilitazione, anche l'obiettivo di informare e prevenire il disagio psichico. Attraverso che cosa? Attraverso appunto l'attivazione di progetti specifici, come il progetto, un esempio può essere il progetto di prevenzione nelle scuole, rivolto appunto a sensibilizzare, ad informare e a far conoscere proprio il concetto di salute mentale sia ai familiari che ai ragazzi delle scuole che ai professori, proprio per dargli in mano quelli che sono gli strumenti che permettono di conoscere il concetto di salute mentale e quindi di intervenire e di poter intervenire qualora se ce ne fosse bisogno. La parola disagio psichico, anche qui ci sarebbe da aprire un mondo, è molto difficile anche da riconoscere, ma anche proprio da categorizzare a livello proprio di disturbo. Questo perché? Perché a differenza della disabilità fisica o di un ritardo cognitivo che sono facilmente individualizzabili, la malattia mentale è ancora un grandissimo punto di domanda anche per gli stessi medici in realtà, e quindi è anche molto difficile diagnosticarla, riconoscerla, e per questo che io credo tantissimo in questi progetti rivolti proprio alla salute mentale, perché in realtà anche a livello territoriale c'è davvero ben poco rispetto alla psichiatria. All'interno del club si cerca di rendere i nostri soci il più autonomo possibile, ma questo perché? Perché loro possano interiorizzare l'autonomia ed essere pronti anche proprio a rispecchiarla e a proiettarla all'interno del contesto sociale, perché poi in realtà l'obiettivo finale deve essere sempre l'inclusione e l'integrazione sociale. Rieccoci in diretta, sono le 10.43, abbiamo ripreso allora in mano il racconto fatto un paio di anni fa sulla realtà del gruppo Itaca, del club Itaca di Rimini e dell'associazione Noi Liberamente Insieme, che partecipa alle attività del gruppo. Ricordiamo l'appuntamento che ci ha stimolato a parlarne, è la festa del volontariato Rimini On Life, che si svolgerà questo fine settimana per il ponte del 1° maggio, quindi domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio all'invaso del ponte di Tiberio di Rimini. Noi con questa notizia siamo arrivati in chiusura della puntata di questa mattina di Io ne ho lette cose. Io come sempre vi ringrazio per aver passato questa mezz'ora con noi a parlare del mondo del sociale, ringrazio i nostri ospiti e anche Matteo Munaretto in regia dall'altra parte del vetro, che troverete tra poco insieme a Max Alberici per Faccio Cose, Vedo Gente. L'appuntamento per la rassegna stampa del sociale per martedì prossimo sempre attorno alle 10:15. Buona giornata. Io ne ho lette cose che voi umani non potreste immaginarvi.